Ciao ragazzuoli, io sono Silvio del canale Silviomone e bentornati in un nuovo video un po' strano, un po' diverso dal solito. Allora, intanto devo dirvi grazie mille per la passione che ci state mettendo nei miei ultimi due video. Cioè, vedo che il video è abbastanza seguito, piace. Stiamo parlando dei video di Ancient War Sparta Definitive Edition. Due video che ho portato e vedo subito che suscita interesse, per cui su questo io ve ne sono eternamente grato, perché è anche un gioco che io lo trovo molto vicino, molto affezionato, perché è stato anche il mio primo RTS. Si parla ancora di vecchi Sparta, quindi Sparta 1, la battaglia del Termopile, oppure la Sparta 2, le conquiste di Alessandro Magno. Detto ciò, cosa voglio andare a parare? Negli ultimi due video abbiamo sì testato la beta e abbiamo testato la nuova fazione, ovvero la Repubblica Romana. Però abbiamo testato sì il gioco, però abbiamo fatto più che altro la giocabilità, oppure come me la cavavo in, ad esempio, contro l'IA. Però non abbiamo guardato più a fondo le fazioni e ve ne chiedo umilmente scusa. A tal proposito, mi è venuta in mente un'idea. E se per caso noi facciamo una miniserie dove noi andiamo appunto a prendere una fazione, una per volta, senza alcun avversario, senza IA, e andiamo a, appunto, con tutta tranquillità a vedere tutte le caratteristiche di quella fazione, credo che sarebbe anche di interesse anche per tutti, soprattutto per quelli che sono interessati a questo gioco, che secondo me io lo consiglio tantissimo. Quindi, in poche parole, volevo fare una miniserie chiamata Sandbox Sparta Definitive Edition. O trovatemi voi un nome per questa serie, perché è già così abbastanza banale, per cui scrivetemelo sotto nei commenti e quello che mi piacerà di più lo utilizzerò come nome della serie. Ci sto già lavorando e nei prossimi video uscirà la sandbox della Macedonia, quindi, che devo dire, è una fazione completamente seria, serissima, con nuove unità, nuove strutture, nuove abilità. C'è veramente un reparto molto ricco, talmente ricco che non credo di portarlo tutto in un unico video, perché c'è veramente il mondo, e non credo che sia vale solo per la Macedonia, ma vale anche per Sparta, vale anche per la Persia, l'Egitto e la Roma Repubblicana, che sono le attuali 5 fazioni che possiamo trovare all'interno del gioco. Detto ciò, come andrà a svolgersi la sandbox? Semplicemente andremo a trattare le strutture, quelle civiche, che le voglio separare principalmente tra strutture da risorse, quindi oro, legname, popolazione. Poi a seguire parleremo anche delle strutture, quelle civico-militari, esempio il ginnasio, la palestra romana, insomma quella struttura che fa che consente di reclutare, di sbloccare la fanteria media e la fanteria pesante. In più ci sarà il reparto delle strutture militari, quindi tutte le tipologie. Poi si passerà poi alla sezione delle unità, dal semplice schiavo, che non è da prendere sotto gamba, perché può salvare anche la vita anche lo schiavo, e poi vi spiegherò anche come nei prossimi video, l'unità quella più forte, quindi ad esempio la fanteria pesante, quella più pesantemente armata, quella con più bonus, e più, chi più ne ha più ne metta. Tra l'altro, in questa serie volevo anche invitare anche altre persone a fare il co-commentatore con me, soprattutto di persone che hanno vissuto questo gioco e sono anche appassionati, con diversi stili di gioco, di strategie più offensive, più difensive, più sull'assedio, più sulle mura alte, tipo come le leggendarie mura di Troia, che non è una parolaccia. Detto ciò, io ho finito di dire quello che dovevo dire, anche se il video è venuto molto corto. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito finora. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, che trovate qua sotto nella casella iscriviti. Se volete, passate pure dalla mia pagina Facebook ufficiale del canale Silviomane, link in descrizione. Troverete in descrizione anche il link del Discord ufficiale
di Sparta Definitive Edition, dove troverete assolutamente una compagnia di appassionati di questo gioco, Ancient Wars Sparta Definitive Edition, tra cui è capitanata dallo sviluppatore Jota the Conqueror, che devo dire è una persona veramente squisita, porta sempre nuovi aggiornamenti, cerca sempre di far crescere questo gioco affinché sia un gioco dove mai visto, quindi sempre in continua evoluzione, e che cerca sempre di attirare più gente possibile, e devo dire che sta facendo un lavorone da giganti, perché è tutto da solo, lo sta facendo tutto da solo. E che altro dire? Ci vedremo per il prossimo video. Ciao ragazzi!